Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale dedicata alla nutrizione e al benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Allora, dottore, oggi parleremo di un pesce, in particolare del pesce spada. Perché mangiarlo e quali le proprietà nutritive? Sì, il pesce spada è uno dei prodotti della pesca più apprezzati. In commercio lo possiamo trovare sotto varie forme, congelato, sottovuoto, affumicato, però è sempre da preferire il prodotto fresco, anche perché è un tipo di pesce che va molto soggetto alle frodi alimentari, cioè molto spesso viene venduto come pesce spada ciò che in effetti non lo è. Da un punto di vista nutrizionale contiene un'elevata concentrazione di proteine, molti acidi grassi polinsaturi omega 3 e poi poche calorie, oltre a sali minerali quali potassio, sodio, calcio, fosforo, vitamine del gruppo B e vitamina A. E quali sono le proprietà? Innanzitutto contiene poche calorie, per cui può essere inserito all'interno di una dieta ipocalorica. Il gran numero di proteine lo rende un alimento adatto per chi fa particolare attenzione alla massa muscolare, come per esempio possono essere gli sportivi, e gli acidi grassi polinsaturi omega 3 aiutano a mantenere in salute tutto l'apparato cardiocircolatorio, perché diminuiscono i livelli di colesterolo cattivo, LDL, aumentano l'HDL, cioè il colesterolo buono, e tengono sotto controllo anche i trigliceridi. Contiene potassio e quindi aiuta a contrastare la ritenzione idrica, anche se questa azione è un po', diciamo, diminuita dalla contemporanea presenza del sodio, che è presente in ottime concentrazioni all'interno del pesce spada. Il calcio e il fosforo aiutano a mantenere in salute l'apparato scheletrico, e poi, diciamo, l'assenza di squame e la facilità con cui vengono eliminate le spine lo rende comunque un pesce che diciamo, può essere consumato tranquillamente anche da chi ha questo tipo di problematica. Controindicazioni per chi ne fa un consumo eccessivo? Allora, le controindicazioni riguardano essenzialmente che, come tutti i pesci di grande dimensione, tende ad accumulare metalli pesanti, in particolare il mercurio, per cui è controindicato per le donne in gravidanza, in allattamento, per i bambini piccoli, e anche normalmente per chi non ha altri tipi di controindicazioni il consumo che ne viene consigliato è almeno bisettimanale, con una porzione media di 150-160 grammi. Altre controindicazioni riguardano ovviamente la concentrazione di sodio, come dicevamo, e quindi è sconsigliato per chi soffre di pressione alta, e dei metalli pesanti abbiamo detto, quindi anche del mercurio, e altre controindicazioni riguardano soprattutto il metodo di cottura, perché essendo potendolo mangiare sia cotto che crudo, se crudo ci dobbiamo assicurare che sia stato abbattuto di temperatura, quindi per evitare un possibile parassita che si chiama Anisakis, che è pericoloso per l'uomo. Bene, grazie al dottor Andrea Ricci per i preziosi consigli dedicati appunto all'alimentazione, grazie anche ai nostri telespettatori che sono stati con noi. L'appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere torna la prossima settimana.